Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Partiamo da Cottarelli. Tremonti, ministro dell'economia. Con quello che c'è da fare, la manovra appunto che difficile che dovrà affrontare il nuovo governo, è una garanzia o i rapporti con l'Europa sono compromessi? Ho già avuto 3 giorni di polemiche con Tremonti, volete che ci potete... Beh, no, sì, vogliamo, dica quello che pensa. Se non dice una cosa del genere a Luca, lo invita a nozze. Io faccio un discorso, no, di Tremonti o altro, faccio un discorso di quello che è successo nel corso degli anni 2000 e che cosa ha causato la crisi del 2011. Che poi ci fosse Tremonti, che responsabilità fosse del ministro Tremonti rispetto al resto di quel governo, io non lo so dire. Fatto sta che all'inizio degli anni 2000, quando si trattava di mettere a posto i conti pubblici, in un periodo di crescita, perché nel periodo di crescita che si mettono a posto i conti pubblici, invece abbiamo indebolito i conti pubblici, portando l'avanzo primario dal 3% del PIL a quasi zero entro il 2005, Dopodiché, quando è arrivato lo shock globale, eravamo quelli col secondo debito pubblico più alto in Europa, avevamo alimentato un'inflazione che ci aveva fatto perdere competitività e il risultato di questo è che siamo diventati l'obiettivo principale per l'attacco speculativo che poi c'è stato nel 2011, che è stato dovuto, secondo me, a errori che sono stati fatti nel decennio precedente, soprattutto nella prima metà degli anni 2000. Alessandra.